Buonasera, bentornati alla 33esima puntata di Basketland per raccontarvi la seconda vittoria Virtus su Tortona, quindi 2-0 in questa semifinale playoff, mentre dall'altra parte Milano conduce 1-0 su Sassari. E quindi anche il tema principale dell'opinione sarà proprio incentrato su questa analisi e pronostici di queste semifinali scudetto, senza addentrarci in quella che potrebbe essere la finale, ma affronteremo questi temi anche con i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Questi sono gli argomenti e ora possiamo cominciare. È nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. Buonasera e bentornati a Basketland. In studio questa sera, come sempre, Marco Calamai. Buonasera. E Fabrizio Pungetti. Bentrovati. Alessandro Stagni sarà invece con noi in collegamento Zoom. Eccolo lì. Marco, adesso possiamo cominciare allora con le notizie del giorno. Sì, alcune così proprio pillole, intanto l'energia con cui Tortona è entrata nella semifinale e ha giocato la prima partita mettendo in grande difficoltà la Virtus, che è riuscita a vincere con un quarto incredibile di Belinelli, e dell'altra notizia, Belinelli è un giocatore che difficilmente fa un campionato o una partita molto equilibrata come rendimento, ogni tanto ha dei flash. Questo flash del quarto contro Tortona è stato impressionante, perché 19 punti in 10 minuti dopo aver giocato molto male precedentemente è proprio una roba da Belinelli e da giocatore di striscia. Aggiungo anche la sicurezza con cui Milano ha giocato la partita contro Sassari. Sassari è un avversario difficilissimo in questo momento, nessuna delle altre squadre ha un centro come Bilan, pochi hanno un playmaker come Robinson, un tiratore, un'ala come Benzius, Barnell, una squadra molto molto forte, e Milano l'ha veramente messa in difficoltà tornando intanto alla difesa dei livelli di Eurolega, tant'è che Sassari, che ha vinto il precedente turno di partite segnando spesso 100 punti, ne ha fatti 71. La palla in attacco si è mossa rapidamente come nei tempi migliori di Milano, Rodriguez è tornato a livelli alti e soprattutto Shields, che ha fatto una partita ante infortunio come non si ricordava. Questo non significa che la serie con Sassari sia chiusa. La Virtus per me ha chiuso la serie con Tortona, non so se vincerà 3-0 come credo o 3-1, ma è troppo più forte e ha corso troppi rischi in precedenza per staccare la spina. Milano ha dimostrato una grande forza, però ripeto, Sassari è una squadra che ha perso abbastanza nettamente anche a Brescia la prima partita, poi ne ha vinte 3 di fila, quindi Milano non è Brescia, però Sassari non sarà quello della prima partita. Queste sono le notizie che mi sembravano più evidenti oggi, soprattutto legato al fatto dei playoff che sono partiti. Terzo tempo Fortitudo. Guarda, rapidissimo, perché c'è veramente poco da dire, e quindi andiamo sui dati. Tra due giorni scade questa deadline, scade il termine per l'acquisto eventuale della Fortitudo da parte di un altro gruppo o di un altro proprietario, e non si ha notizie di questo, quindi si sa che questo termine potrebbe essere prolungato laddove ci fosse una trattativa ritenuta interessante, quindi rimarrà questa dirigenza,
Questi sono un pochino i temi, e poi si è letto, secondo me, in modo molto improprio di nome di allenatori, improprio perché prima ci deve essere una società, un progetto, un programma, un presidente, un general manager, prima di parlare di allenatori. Tra i nomi che sono letti, l'ultimo è questo di Pianigiani, che pare non sia andato in porto per differenza di cifre o altro, ma mi sembrano tutti temi così al momento impropri, perché, ripeto, la progettazione deve essere su un altro piano. Io vi ricordo come sempre che da questo momento potrete scriverci al 366-2710-250 e che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Basketland Emilia Romagna. Ed ora, Marco, possiamo passare all'opinione. Sì, qui coinvolgo naturalmente Fabrizio. Analisi e pronostici di queste semifinali. Vi ho anticipato quello che può essere il mio pensiero, naturalmente. Vedo una Virtus giustamente molto concentrata, ha patito molto Tortona nella prima partita, ma Tortona è una squadra che quando gioca ha un'organizzazione, un ritmo di gioco, una fiducia in se stessa e un allenatore così bravo che può mettere in difficoltà chiunque. Quindi, prima di parlare di una Virtus un po' sottotono nella prima partita, parlerei dei meriti di Tortona, che è una squadra straordinaria. Poi la Virtus ha tanti campioni, questa volta ha pescato un Belinelli fuori categoria nel quarto, ha chiuso una pratica che poteva andare in effetti in un altro modo, perché mi pare che Tortona abbia sbagliato, non mi ricordo se con Maciuro o con chi, un canestro da sotto che poteva metterla quasi in sicurezza. Però la Virtus è più forte, è già stata scottata una volta da Tortona, ha due giocatori in più che non aveva, come Schengele e Hackett, e ha una forza difensiva che adesso sta veramente, cioè è già emersa ma sta continuando, per cui non vedo una possibilità obiettivamente per Tortona sulle cinque partite. Credo che potrebbe la Virtus anche chiudere in tre partite, anche se a Tortona, dove già c'è il tutto esaurito, meglio a Casale, no? Giocano a Casale. Sì. Però con Tortona in casa sarà caldo come ambiente, e come giusto che sia, il riconoscimento di un campionato straordinario di Tortona stessa. Mentre l'altra serie è Milano-Sassari, nonostante una Milano che vi ho detto addirittura prima che ha colpito per l'autorità con cui ha giocato questa partita, la vedo una serie non apertissima ma molto più aperta, ma per una forza che Sassari ha, voglio dire, sinceramente Bilan, Tortona non ce l'ha, e Bilan è un giocatore che può mettere in difficoltà con le sue caratteristiche i centri di Milano, che non sono centri o alti o particolarmente forti. È una serie più aperta, chiaramente la seconda partita sarà indicativa. Se Milano la dovesse vincere e ancora in un modo autoritario, potrebbe portare via una delle due trasferte anche a Sassari, ma la vedo un'impresa un po' più ardua. Comunque sia Virtus che Milano si sono presentate in questa fase finale dei playoff, mi pare, al meglio delle condizioni, e mi sento di dire, laddove ci fosse una finale molto probabile tra Virtus e Milano, banale dire che Milano non sarà quella dell'anno scorso, perché quel 4-0 è rimasto negli occhi di tanti. Però sarà una Milano veramente molto competitiva. Continuo a pensare che la Virtus sia più forte, ma sarà una Milano molto competitiva. Fabrizio. Sì, direi che andiamo incontro a questa finale, che sarà una grandissima finale, proprio perché la Virtus è esplosa in tutto il suo potenziale, e perché credo che Milano arriverà psicologicamente e fisicamente in condizioni migliori dell'anno scorso, sia per il ricordo di come è andata, sia perché il fatto ovviamente negativo di non aver fatto le Final Four le ha però consentito di recuperare la condizione di molti suoi uomini, in particolare quelli che erano infortunati. La Virtus continua, direi, sull'ottica di una solidità che negli ultimi due mesi si è manifestata partita dopo partita. Stasera non c'è stata gara, oppure Tortona aveva iniziato come in gara 1, e qui secondo me viene proprio fuori la forza e il merito della Virtus, perché praticamente da
da metà secondo quarto in poi la Virtus è stata padrona della partita, nella ripresa ha letteralmente dominato la Virtus, quindi quando vinci una gara 1 così difficile che si era messa totalmente in salita con qualche sassolino psicologico magari nella testa per quello che era successo in Coppa Italia, e oggi parti di nuovo con grande difficoltà e sotto e ne esci alla grande schiacciando l'avversario, credo che questa sia assolutamente una prova di forza della Virtus, che ha avuto, direi, in Teodosic l'uomo che ha aperto la fuga bianconera, un Teodosic che aveva iniziato con 4 palle perse e poi invece a cavallo del secondo e terzo quarto ha letteralmente trascinato la Virtus al vantaggio che poi è cresciuto minuto dopo minuto. La Virtus ha avuto tanti piccoli contributi da tutti, non c'è stato bisogno di un eroe della partita come Bellinelli in gara 1. Per quello che riguarda Milano-Sassari, mi aspettavo che Sassari resistesse di più in gara 1, invece ha resistito, diciamo, i primi 25 minuti. Milano è riuscita a non soffrire più di tanto Bilan, e merito alla difesa. D'altronde la Messina quest'anno anche in Europa ha fatto vedere una delle difese più organizzate e più forti, se non la più forte, almeno in regular season. Credo anch'io che Sassari possa comunque ancora rendere complicata la vita a Milano, ma sto dalla parte di Marco e prevedo che se non saranno 3-0 saranno 3-1 sia per Virtus che per Milano. Ed ora i giocatori italiani alla ribalta. Sì, poi dopo su questo, sperando che possa essere sintetico, coinvolgiamo anche Alessandro su quelli della Virtus di stasera. Io direi sicuramente Bellinelli per la partita precedente, Severini per la partita precedente, guarda caso Baldasso, Fabrizio ha fatto un'altra buona partita anche a livello di semifinale playoff, un buon Ricci e un eccellente Datome. Chi aggiungeresti stasera, Alessandro? Penso Mannion, che ho visto Zanetti se l'è abbracciato molto stretto, giusto? Parlo di italiani, eh? Sì, sì, assolutamente sì, buonissima prestazione di Nico Mannion, che ricordiamo nella prima gara non ha messo piede in campo. Io, se mi permettete, vorrei dare anch'io la mia visione di queste due semifinali. Parto da Milano dicendo che ho una mia visione che si discosta un pochettino dalla vostra. Secondo me Milano non avrà nessuna difficoltà a chiuderla in 3 gare secche e credo che ci sarà, andando avanti, ancora meno resistenza da parte di Sassari. E questo perché? Perché Milano è molto più squadra, si è riposata, ha un potenziale in panchina, quindi nei ricambi, che Sassari non ha, e la differenza la fa sostanzialmente questo. E per quanto riguarda invece la gara della Virtus, bravissimo Ramondino, io l'ho anche scritto sui pezzi di Basket Magazine, bravissimo Ramondino, perché anche in gara 1 è riuscito a fare quello che doveva fare, cioè chiudere completamente l'area alla Virtus. Sappiamo che la Virtus è la miglior squadra con percentuali da 2 punti, lui è riuscito a chiudere, a intasare completamente l'area e la Virtus è andata in difficoltà, ha scommesso sul tiro da 3 e gli stava andando benissimo e purtroppo, come ho scritto, l'imprevisto, parlando di un gioco che voi ricordate, il Monopoli, l'imprevisto è stato l'esplosione nell'ultimo quarto di Marco Bellinelli, che ha mandato a carte 48 il piano di Ramondino. Quella di stasera credo che sia la continuazione della partita di venerdì sera, e cioè Tortone è partita forte, è riuscita a reggere l'impatto con la Virtus fino a metà gara, poi ecco che è venuto fuori la differenza anche qua delle panchine. Mentre in gara 1 Ramondino aveva ottenuto un grandissimo risultato, anche perché aveva avuto una risposta incredibile da parte della sua panchina, che aveva non solo retto ma aveva addirittura fornito una prestazione al di sopra di quello che ci si aspettava, stasera la sua panchina ha completamente, non dico deluso, ma è ritornata agli standard che si sono visti in campionato. E allora è chiaro che giocare una partita alla settimana fa un, diciamo, un certo tipo di effetto. Giocare ogni 48 ore per una squadra che, ricordiamo, andate a vedere i tabellini, anche in gara 1
aveva giocato con molti dei suoi atleti sopra i 28-30 minuti, a differenza per esempio della Virtus, che quello che abbiamo giocato prima aveva giocato 25, ecco che è chiaro che alla fine arrivi e sei stanco. Credo che andando avanti nella serie Tortona, soprattutto tra 48 ore, proverà a giocare il tutto per tutto, ma ecco, qui posso essere d'accordo, può essere che la maggiore freschezza a questo punto della Virtus, nonostante un Hervey che anche lunedì, scusate venerdì, non è stato sicuramente fra i giocatori più incisivi, infatti oggi è rimasto in tribuna, però quando vedi che nella Virtus entrano Mannion, entrano Cordinier, entrano Bellinelli, entrano anche i tessitori e ti danno qualcosa che la panchina invece di Tortona non ti dà più, capite anche voi che in teoria ci si può aspettare oggettivamente che la Virtus possa effettivamente andare a vincere anche a Tortona già tra 48 ore, vedremo. Bene, quindi aggiungiamo Mannion ai giocatori che abbiamo dato. Noi torniamo tra poco, andiamo in pubblicità. È nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. L'elettrauto. Beh, e allora? Taxi click, geolocalizzati, app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi click easy è straordinario. La Fattoria Givieri è un'oasi di pace e bellezza a 5 minuti da Sasso Marconi. Per scoprire di più su questo incantevole luogo, www.fattoriagivieri.it. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi acquisti online, con le cassette portapacchi Alubox, puoi ricevere i tuoi pacchi anche se non sei a casa. Le trovi sul sito www.alubox.it. Seguici su Facebook, Alubox, apposta per te. Salita, discesa, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, curva, alberi, vento, aurora. Nuova Subaru XV Boxer, librida per scoprire ogni panorama. Prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Subaru. Interauto, concessionaria Subaru e Mahindra, via Tosarelli 279, Villanova di Castenaso, telefono 051 78 15 11.
Oram, abbigliamento ed accessori moto a Modena. Nel nostro showroom di Via Emilia Est 935 trovi solo le migliori marche al servizio del motociclista, con tantissime promozioni e offerte dedicate. Caschi integrali, modulari e jet, abbigliamento tecnico in pelle o tessuto, borse e valigie rigide ed accessori per la tua moto. Vieni in negozio e scopri l'esperienza di Oram, dal 1982 al fianco dei motociclisti di tutto il mondo. Oram, always riding. Bentornati in studio. Marco, adesso possiamo passare al punto Fortitudo. Sì, anche qui sinteticamente per dire che cosa. Beh, abbiamo letto un'intervista di Mancinelli, che, da cui non si è capito, perché non lo sa nemmeno lui, se vuol continuare a giocare o smettere. Io rimango perplesso, però quando un giocatore ama ancora giocare è difficile fargli cambiare idea. Si è capito che è stata una scelta di Martino di non farlo giocare e che lui si sentiva invece pronto. Si sono letti nomi per la dirigenza, prima abbiamo parlato di allenatori, per il marketing Pierluigi Zagni, amico di Pavani e anche socio di Minucci, e di Simone Lusini, per come uomo di mercato, che è stato un collaboratore importante di Luciano Capicchioni e anche lui ha lavorato per il Monte Paschi Siena. Sui giocatori, quello che si legge naturalmente, non dichiarazioni ufficiali, per quelli che potrebbero essere confermati, Aradori però con, diciamo, meno convinzione, meno sicurezza di qualche settimana fa, come, diciamo, possibilità di rimanere, e sempre il nome di Fantinelli. E poi ogni tanto forse l'unico nome che potrebbe essere anche veritiero come allenatore, che è quello di Galbiati. Dico veritiero nel senso che racchiuda competenza, capacità, come possiamo dire, figura, e essere adatto a questa categoria sia sul piano tecnico che sul piano economico. Però sono nomi, ecco, non ci sono altre cose. Sì, Galbiati per una società che avesse visione e programmazione sarebbe sicuramente un nome spendibile. Queste cose al momento in Fortitudo non le vedo. Per quello che riguarda le voci relative ai personaggi che entrerebbero nel marketing, consulenti di mercato e quant'altro, e l'eventuale possibilità di Pianigiani, è evidente che tutto è legato a quella operazione con Minucci, di cui già da mesi, da Natale, si lavora sotto traccia, che era stata quasi annunciata, che poi ha subito una frenata con la retrocessione e che adesso potrebbe essere di nuovo l'ancora di questa proprietà. Credo che su un'eventuale situazione di questo genere personalmente avrei molto, molto da ridire, perché insomma certe cose non possono essere fatte passare come niente fosse, e che ovviamente Pianigiani, se Minucci arriverà, sarà molto più probabile. Non credo al problema economico. Se Minucci arrivasse o arrivassero i suoi scherani, Pianigiani, che non ha in questo momento grandi offerte in Serie A, credo che arriverebbe qui. Ma non è tanto il problema di Pianigiani quello che significherebbe tutta un'operazione di questo tipo. E ora Ale, possiamo passare al punto Virtus. Sì, Alessandro, sì. ci hai detto di essere sintetico, l'hai già fatto prima. Che cosa vuoi aggiungere sul punto Virtus? Beh, guarda, direi sostanzialmente ancora qualcosa della partita di questa sera, un po' mi ripeterò, cioè il fatto che Tortona ha cominciato con la stessa idea di gioco della prima partita, cioè cercare di chiudere l'area alle penetrazioni, ma soprattutto al gioco interno verso Jaite, verso i lunghi della Virtus. C'è riuscita per quasi 20 minuti, poi evidentemente
opporre questo tipo di gioco a una squadra forte come la Virtus, forte nel senso che ha tanti giocatori che possono trovare una soluzione, evidentemente le energie sono pian piano finite e io credo che il più 20, quello che è finale, sia frutto proprio di un serbatoio delle energie che pian piano è andata esaurendo da parte dei giocatori di Corso Ramondino, che ripeto essere secondo me forse uno dei migliori allenatori della nuova generazione, perché questo è stato probabilmente quest'anno l'unico che ha veramente messo in difficoltà, parliamo del campionato italiano, che ha veramente messo in difficoltà la Virtus quest'anno, e lo abbiamo visto anche in Coppa Italia, insomma è un allenatore che vive probabilmente di pane basket e lo sta dimostrando. Poi bene, visto in conferenza stampa, e a me tra l'altro si tratta anche di una persona molto gioviale, molto simpatica, quindi bene, ti aggiungo una cosa io per chiudere. La Virtus ha giustamente rinforzato la squadra, ha preso giocatori straordinari come Hackett e come Schengelia, ma quando arrivano le semifinali e le finali di Coppe Europee, o quando arrivano semifinali e finali di Scudetto, c'è un solo giocatore che si trasforma, che è Teodosic. Quindi l'anno scorso lo Scudetto l'ha bollato lui e marchiato lui, e anche stasera Fabrizio lo ricordava, è partito con diverse palle perse, poi una serie di canestri e di passaggi e anche di difesa, perché lui quando c'è da difendere difende. Lo sfondamento preso contro Matura è stato veramente l'apoteosi della prestazione di abbastanza dubbio, te lo dico questo da allenatore, però bravo lui a mettersi in quel modo, va bene. Esatto, e ti dirò che secondo me questa sera, così te l'ho già dato, l'MVP della Virtus è proprio Milos Teodosic. Grazie Ale, grazie, un abbraccio al tuo presidente personale, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ciao. Bene Marco, adesso possiamo passare alle ragazze. Sì, lo facciamo rapidamente, ma merita questa Virtus femminile un cenno, perché abbiamo avuto, Fabrizio, la conferma ufficiale di 5 giocatrici: Zandarasini, Cinili, Barberis, Dojkic e Pasa. Queste sono confermate, si parla di nomi molto importanti, ma il nome più importante è Coach Mendez, perché ha un curriculum che credo solo Bradovic possa avere in campo maschile. Io ho visto che ha vinto in Italia 3 o 4 campionati con Schio, poi ha vinto 3 Euroleghe, altre coppe, allenazione spagnola, insomma. Beh, diciamo che la Virtus in questo momento ha entrambi gli allenatori delle nazionali spagnole, è vero, sia quella maschile che quella femminile. E comunque... E tutti e due con un palmares di vittorie. Sì, che se lo mettono insieme diventa difficile leggerlo tutto. Ora invece possiamo leggere i risultati delle semifinali dei playoff. Allora, gara 1 tra Milano e Sassari ha visto la squadra di Messina vincitrice 88-71, mentre in gara 1 la Virtus ha battuto Tortona in volata 77-73, stasera invece ha vinto 91-69 gara 2. Questi i risultati delle partite giocate finora. Bene. E ora Fabrizio, possiamo leggere gli sms arrivati. Allora, Lunetta, la Puppi, credo che abbiamo fatto un richiamo atletico e la condizione dovrebbe migliorare con l'avanzare dei playoff. Se migliora ancora. Non so dove vogliamo arrivare, comunque. Dispiace ammetterlo, ma Hervey ormai è una gara persa. Faccio fatica a pensare che gli verranno date altre possibilità. Stessa dinamica di Adams dello scorso anno. Più o meno lo stesso concetto su Hervey lo esprime Massimo da Itri. Allora, c'è una differenza con Adams, a parte il ruolo, nel senso che Adams ha sempre fatto un po' fatica ad imporsi, mentre Hervey prima dell'infortunio ha fatto la differenza per la Virtus. Dopo è stato veramente un po' il fantasma di se stesso. A quel punto ho capito che forse, oltre a una condizione fisica forse non ottimale per gli incidenti del passato, forse Hervey ha qualche difficoltà sul piano del carattere, perché io mi sono chiesto, vedendo le prime partite che ha giocato in questo campionato e in Coppa,
perché Hervé non avesse giocato dominando l'Eurolega nel passato. Forse questi sono un po' i suoi limiti, quando trova anche rivalità interne o meno spazio o meno sicurezza si spenge. Ora che sia già fuori dalle rotazioni, che non possa dare una zampata, io non ci credo. Penso che Scariolo sia troppo esperto per privarsi in partenza di un giocatore potenzialmente così forte. Certamente ormai le partite diventano sempre meno e una Virtus così cresciuta sul piano difensivo può dargli anche meno occasioni. Bene. Mauri da Riccione: sentire dire che la Fortitudo è in vendita è come sentire che un operatore balneare vende la spiaggia, visto che fra un anno cadono tutte le concessioni. Poi sento Minucci Pianigiani e vi aggiungiamo sponsor Mensana e siamo a posto. Saluti, Mauri da Riccione. Mentre invece Roberto, tifoso Virtus, dice che sarebbe contento se questa operazione Minucci andasse in porto, perché così si accenderebbe di nuovo la rivalità con la Fortitudo, che negli ultimi anni si è un po' abbassata a livelli, anche per la differenza di budget, dice Roberto. Io ripeto, a certe situazioni c'è un limite morale che non si può superare, e questo lo sostiene anche Luca, che dice no a governi Minucci ombra o allo status quo di questa proprietà. Vediamo, adesso questa scadenza ormai è vicina, vedremo se ci sono altre proposte o se verranno accettate, naturalmente. Giacomo mi chiede cosa penso in vista della scadenza del 30 maggio, ma in realtà cioè, domani. Che è domani, sì. Io non ho mai creduto a queste scadenze, è prassi farlo. Non è solo questo caso, è prassi farlo in queste situazioni, ma in realtà è ovvio che ci debba essere un limite temporale, perché poi uno comunque deve anche cominciare a pensare al futuro che viene, e i tempi quindi vanno portati avanti, perché l'iscrizione per esempio è il 30 giugno. Però io non credo a queste scadenze, che sono solo ultimatum simbolici. Se qualcuno si presenterà il 4 giugno, l'8 giugno, il 15 giugno, credo che se ci fosse effettivamente una volontà di vendere saranno ben accetti. Mi permetto di dire che io non vedo questa volontà di vendere da parte di questa proprietà, e mi sembra piuttosto che si cerchino soci, ma di mantenere il controllo e il comando della situazione, o appunto di fare questo patto con Minucci, quindi molto diverso dall'avere intenzione realmente di vendere, a prescindere che ci sia o non ci sia qualcuno interessato. Qualcosina si potrebbe anche essere mosso, ma forse si è fermato per incagli che poi verificheremo. Per quello che riguarda quindi cosa penso io credo che qualunque cosa accadrà sarà un sopravvivere carpe diem alla giornata, sperando che poi il futuro non risolvi altre sorprese negative. Andrea da Sasso Marconi, un messaggione: vi seguo da sempre e vi faccio tantissimi complimenti. Grazie, faccio una domanda sia a Marco che a Pungio. Qualora fosse vera la voce di Minucci, mi chiedo come possa essere possibile, visto che è stato radiato, ci sarebbe da fidarsi, e nel caso agisse con l'ausilio di prestanome, forse qualche preoccupazione, come già manifestato, sarebbe da mettercela. Oppure, se fosse tutta la luce del sole e tutto in regola, allora non sarebbe meglio essere chiari invece che lavorare sotto traccia, lasciando la gente nel sospetto? Riavere una proprietà forte come al tempo di Strani sarebbe bello. Ma è ovvio che non sarebbe Minucci in prima persona, perché è radiato, e è radiato non gli consente di avere nessuna attività. Però se la struttura è in mano ai suoi scherani, 2 più 2 fa 4 a casa mia, e comunque non sarebbe perseguibile, essendo persone che comunque al momento non hanno situazioni compromettenti nel basket. Io poi non farei un paragone con la proprietà di Seragno. Di Seragno l'aveva
un investimento personale, una proprietà che veniva dalla sua ricchezza personale. Minucci non credo che abbia ricchezze personali di questo tipo e quindi bisognerà vedere poi quanto i suoi uomini a livello di marketing potrebbero garantire, ma non che ci sia una proprietà di questa solidità. Certo. Alessandro, cosa ne pensate della conferma di Matteo Fantinelli e Aradori? Io su Aradori dico no, perché non si è dimostrato il leader e il giocatore che doveva essere nei momenti decisivi della stagione, anche per lo stipendio che prendeva. Per Fantinelli mi chiedo a cosa gli serva, come diceva Pungio la settimana scorsa. Sì, io praticamente il mio parere l'ho detto, credo che Fantinelli a 28 anni rischiare di perdere la Serie A fino ai 30 anni, quando era un giocatore ormai al salto di qualità compiuto per la Serie A. Poi se le questioni di cuore da parte di Fantinelli sono così importanti, sì, questo non è certo un demerito. Cuore e anche carattere, è una persona molto umile, semplice, gli piace stare in ambienti familiari e dare qualcosa alla società, potrebbe essere. Per quanto riguarda Aradori, trovo interessante il giudizio che ha espresso Stefano e coach Pillastrini, che ha detto che potrebbe essere un fuori categoria per la 2 oppure una palla al piede. Questa è la sintesi, dipende da chi allena, dal contesto e da lui stesso. È comunque un rischio. Torniamo tra pochi minuti, andiamo in pubblicità. Oram, abbigliamento ed accessori moto a Modena. Nel nostro showroom di Via Emilia Est 935 trovi solo le migliori marche al servizio del motociclista, con tantissime promozioni e offerte dedicate. Caschi integrali, modulari e jet, abbigliamento tecnico in pelle o tessuto, borse e valigie rigide ed accessori per la tua moto. Vieni in negozio e scopri l'esperienza di Oram, dal 1982 al fianco dei motociclisti di tutto il mondo. Oram, always riding. Nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. Mi dicevi che è un Rolex? Buttato. La Ferrari però? Un'altra auto. E allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi Click Easy è straordinario. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi acquisti online, con le cassette portapacchi Alubox, puoi ricevere i tuoi pacchi anche se non sei a casa. Le trovi sul sito www.alubox.it. Seguici su Facebook, Alubox, apposta per te. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55.
La Fattoria Givieri è un'oasi di pace e bellezza a 5 minuti da Sasso Marconi. Per scoprire di più su questo incantevole luogo, www.fattoriagivieri.it. Salita, discesa, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, curva, alberi, vento, aurora. Nuova Subaru XV Boxer, l'ibrida per scoprire ogni panorama. Prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Subaru. Interauto, concessionaria Subaru e Mahindra, via Tosarelli 279, Villanova di Castenaso, telefono 051 78 15 11. Bentornati in studio. Marco, adesso possiamo parlare dell'altra Bologna. Sì, notizia non positiva per Bologna Basket 2016 del presidente Guerri, perché dopo la beffa della quarta partita, ormai vinta ad Olginate, che avrebbe determinato la salvezza meritatissima di Bologna Basket, persa con un tiro preso a 5 decimi dalla fine e di dubbia correttezza, 5 decimi della palla a tirare e segnare non ci stiamo col cronometro. La quinta partita con Olginate è stata una partita giocata sinceramente male, con poca energia, sottotono, mentre Olginate ha fatto una buona partita. Quindi persa 3-2 questo play-out, essendo la migliore squadra del girone tra quelle che non sono salvate, ha diritto Bologna Basket a un gironcino finale molto pericoloso con le altre migliori perdenti degli altri gironi, quindi con Oleggio, con Civitanova Marche e con Virtus Cassino. 4 e 5 giugno, Palasport di Ozzano, prima semifinale alle 18 di sabato, però è un gironcino che salva una sola squadra. D'altra parte, ripeto, Bologna Basket ha avuto tante possibilità per salvarsi, non c'è riuscita, ha avuto mille incidenti durante l'anno, ha perso semplicemente la coppia dei centri, Fontecchio per praticamente tutto l'anno e Beretta per la parte più importante della stagione, altri infortuni, cambio d'allenatore, però è una squadra che ha vinto 5 delle ultime 6 partite in stagione regolare, stava avviandosi a chiudere con un bilancio di 8 vinte su 10, dopo, prima di quella beffa di Olginate, e comunque ha vinto 7 delle ultime 11 gare, era in crescita fino all'ultima partita dove l'energia era veramente ai minimi termini, credo anche per una reazione psicologica. C'è una settimana di tempo per poter ripartire e per poter fare o tentare comunque una piccola impresa, perché essere unica a salvarsi su 4 non è semplice, però è un dovere provarci per una squadra che comunque con coach Lunghini era ricresciuta e aveva fatto buone cose. Giocatore della settimana Virtus? Beh, Bellinelli per la prima, ma Teodosic perché è un giocatore che quando l'asticella si alza è veramente un fuoriclasse assoluto. Ed ora Marco, l'altra metà del cielo. Beh, molto interessante, perché qui ci sono due gironi che porteranno poi alle due squadre promosse. Udine di coach Boniciolli è ormai in finale nell'altro girone, aspetta la vincente di Verona Pistoia, sono 2-1 per Verona. Da quest'altra parte invece l'Assigeco Piacenza di coach Salieri e del playmaker Sabatini continuando a fare cose incredibili, ha portato Scafati, che è la più forte di questo girone, al 2-2 vincendo 98-90 con due tempi supplementari, con De Voe che ne fa 35, Sabatini 20 con 8 assist, dimostrando di essere un playmaker ampiamente che fa la differenza in questo campionato. Fabrizio, una cosa che ci farà piacere, perché dopo anni difficili Pascolo sta tornando a essere un giocatore di pallacanestro. Assolutamente, in crescita. Crescita nettissima. Fisicamente mi sembra aver recuperato da tutti i malanni che lo hanno perseguitato e credo che sia un giocatore pronto per tornare in Serie A. Sì, ha fatto nelle ultime 3 partite una media di 8-10 rimbalzi e nell'ultima 7 punti, nelle due precedenti, ha fatto 20 e 17. Uno può dire è a 2, io rispondo è il vertice della 2, perché qui siamo alle semifinali per poter salire in Serie A, a un allenatore come Salieri, che è un allenatore che ti porta a dare il meglio, ed è un bel segnale. Da questa parte c'è Cantù, con un allenatore bravissimo che è Sodini, che aspetta la vincente di questo turno. Cantù sinceramente non ha la stessa forza tecnica e fisica di Scafati, se dovesse vincere Scafati, però ha un grande allenatore. Le vincenti dei gironi saliranno in Serie A.
MVP della settimana? Beh, guarda, io do due giocatori, i due giocatori simbolo e fuori classe delle due squadre di Milano e della Virtus. Do Rodriguez per Milano, tornato in grande auge con canestri e mi pare 8 assist, e Teodosic, che è un fuori classe assoluto. Quando l'asticella è alta e quando intravede il traguardo finale, tra passaggi e canestri è un giocatore immarcabile. E ribadisco per l'ennesima volta, in difesa più che sostanzioso quando conta. Quando conta. Sono assolutamente d'accordo, d'altronde sono i due giocatori che più degli altri, venendo in Italia, hanno portato finalmente grandi campioni nel nostro campionato. Velocemente do un aggiornamento su altri campionati che si stanno giocando. L'Efes, che aveva perduto gara 1 in maniera incredibile in casa, anche se poi era un derby con il Galatasaray, 105-70, ha pareggiato la serie vincendo gara 2 91-77 con Micić, grande protagonista, sì. Mentre la Stella Rossa nel derby di Belgrado con il Partizan è a una vittoria dal titolo, perché si è portata 2-0, oggi ha vinto 85-81. Adesso però si andrà a giocare in casa Partizan, dove l'ambiente di solito è bello caldino. La squadra di Obradovic però finora ha molto sofferto, tra l'altro eliminata anche in Eurocup anticipatamente, quindi una stagione un po' sottotono. Finora 25 punti di Kalinic, nel Partizan invece 21 di Avramovic, serata storta per l'ex virtusino Panther con 9 punti. Qualche notizia, no, non è notizia, diciamo primi rumors di mercato: Reggio Emilia e Max Menetti, che è stato presentato l'altro giorno, vorrebbe riavere Bortolani tra i suoi giocatori, lo aveva avuto a Treviso, e quindi Reggio Emilia mette gli occhi su Giordano Bortolani. Bisognerà vedere cosa deciderà Milano, perché il giocatore è sotto contratto con Milano. Cinciarini ovviamente adesso c'ha la fila di richieste. Anche da Tortona e da Trento. E Brescia quasi sicuramente perderà Mitru Long, che sembrava diretto al Panathinaikos, ma sembra che ci sia il sorpasso, e anche in questo caso cittadino, di un derby anche questo sentitissimo, dell'Olympiacos. Mentre Cobbins è ormai vicino alla conferma, qualche difficoltà in più per Gabriel, dove si deve trovare l'accordo economico, e Della Valle sembra essere convinto di rimanere a Brescia come perno del progetto. Spero che rimanga, visto le sue esperienze non esaltanti all'estero, ha fatto benissimo a Brescia, spero per lui che rimanga. Prossimo turno Virtus? Beh, allora qui si gioca a tambur battente. Martedì. Per cui la Virtus gioca sicuramente martedì a Tortona e potrebbe fermarsi lì se vincesse. Se dovesse perdere, giocherà ancora giovedì a Tortona, sempre alle 20.45. Se dovesse andare, ma non credo, sul due pari, giocherebbe domenica alle 20.45 in casa ancora con Tortona. Ma credo che a domenica non ci si arriverà. Ed ora Fabrizio, Basket Magazine. Sì, Basket Magazine, ancora per qualche giorno, in edicola il numero di maggio, ma siamo già in grado di presentarvi quello che sarà il numero di giugno. Questa è la copertina locale per il Piemonte e la Lombardia, che abbiamo dedicato a GP Macura, che è sicuramente uno dei giocatori che più degli altri hanno dato alla grandissima stagione di Tortona una grande spinta, quindi direi copertina meritatissima per Macura, che all'interno poi è stato intervistato dal nostro Nicolò Arenelle, si è raccontato, ha una bella storia da conoscere, anche ha parlato della sua decisione di aspettare a fare un salto in un top team di Eurolega e di aver accettato invece di crescere ancora sotto la guida di Ramondino. La copertina nazionale invece è dedicata a lui, a Milos Teodosic, MVP di Eurocup, giocatore che da quando è arrivato a Bologna sta illuminando d'immenso la
la Virtus. Alla Virtus sono dedicate 10 pagine per il trionfo in Eurocup e anche per i playoff in corso, articoli di grandissimi giornalisti bolognesi, da Maurizio Roveri, a grande firma di Stadio per 35 anni, ad Alberto Bortolotti, uno degli opinionisti che più contano a Bologna, e il nostro Francesco Castano, per 10 pagine dedicate al trionfo della Virtus, oltre alla copertina per Milos Teodosic, quindi un numero da conservare assolutamente per i tifosi della Virtus. Poi abbiamo fatto una grande inchiesta, ultimamente ci dedichiamo un po' a queste inchieste, questo è un po' il mio articolo di commento, sull'inchiesta che va a parlare del futuro della televisione, del basket in televisione, in particolare del fatto di avere la necessità di andare in chiaro il più possibile, che sia Rai un altro grande emittente in chiaro, e soprattutto anche del ritorno della nazionale in chiaro. Poi abbiamo, come detto, l'intervista a Macura, questo fa ancora parte dello speciale dedicato alla Virtus, servizio su Milano che risponde e con il miglior datome si candida a grande antagonista per la finale scudetto. Poi abbiamo, ecco che possiamo scorrere ancora se possibile, questo è l'uomo di ghiaccio, ha anche origini irlandesi, Macura, Banks che ci ha raccontato come lui sia al nord sia al sud l'Italia è casa sua, ha fatto una grande stagione a Trieste e quindi l'ha guidata alla salvezza. Questa è un'analisi sulla stagione e sul futuro della Fortitudo del nostro Eugenio Petrillo. Poi abbiamo, questa è l'inchiesta di cui vi parlavo prima sul basket in chiaro in televisione, abbiamo ovviamente lo spazio alla A2 con Cournot e Scafati e anche con Giuri che è uno dei leader di Udine e Allen, l'indiano dei nasi forati che sta trascinando Cantù. Mi piace sottolineare il poster, questa volta abbiamo voluto fare diversamente, visto che i playoff maschili sono in piena corsa, l'abbiamo dedicata alla campionessa d'Italia, grandissima giocatrice di schio, Kicia Laxa, un omaggio al basket femminile, una grande giocatrice, una bellissima immagine nella iconografica di Stefano Arcero, tra l'altro proprio la Laxa che è stata grande avversaria della Virtus è nella lista dei possibili acquisti proprio della Segafredo e potrebbe essere in maglia bianconera il prossimo anno. Questi sono i top e i flop di A2 quest'anno, lo spazio dedicato alla nazionale, l'NBA, un'inchiesta anche sul basket femminile e un eventuale passaggio al professionismo. Come bene, sempre diretto da Mario Arcieri, con il contributo del sottoscritto, i nostri caporedattori Eugenio Petrillo, Filippo Luini, Davide Uccella, Matteo Airoldi, il nostro coordinatore di redazione Valerio Laurenti e i colleghi e amici di Daily Basket e Basket Insight. Ricordandovi invece i nostri appuntamenti settimanali, cominciano come sempre da domani sera sul canale 81 alle 21 con la replica di Basketland, ma potrete rivederci sia su YouTube che su Facebook. Io ringrazio gli ospiti della serata e noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 22. Buonanotte. Arrivederci. Buonanotte, arrivederci, buona settimana. Questo programma è stato offerto da